Sin dal XIV secolo, gli organi furono ornamenti importanti di chiese e cappelle, considerati strumenti sacri, fondamentali per ogni pratica musicale e liturgica. Da oggetti profani di piccole dimensioni e dalla semplice struttura, divennero dei veri e propri complessi architettonici, capaci di riprodurre un vasto ventaglio di possibilità timbriche. La particolarità risiede non solo nella ricchezza sonora che un tale strumento è in grado di regalare, ma anche nella sua tecnica di costruzione. L'arte organaria, infatti, andò affinandosi sempre di più nei secoli, coinvolgendo architetti, decoratori, musicisti e organari. Nella provincia pontificia, a differenza dei paesi d'Oltralpe, la committenza, la produzione e il consumo della musica erano nelle mani non tanto delle famiglie nobiliari, quanto degli istituti religiosi, ossia di conventi, cattedrali e cappelle. Si trattò di un'area geografica contraddistinta dal medesimo tessuto musicale e storico, con caratteristiche ed esperienze alquanto simili. Ecco perché ritengo che raccontare una storia legata a un determinato borgo, a un preciso luogo, sia in un certo senso come raccontare una grande storia popolare e collettiva. Amelia, nota in passato con il nome di Ameria, è una città umbra di confine che vanta origini antichissime. Fu infatti fra i primi centri italici e Catone ci informa del restauro che la cittadina subì 946 anni prima della guerra ingaggiata dai Romani contro Perseo, re di Macedonia. Conferma tangibile di una provenienza tanto vetusta sono le antiche mura poligonali che cingono il centro storico della città di Amelia per un'estensione di all'incirca un paio di chilometri. Questo borgo è celebre anche per la quantità e la qualità di organi storici contenuti all'interno delle sue chiese, ben 8. Due fra questi mi hanno incuriosita particolarmente, uno per le numerose peripezie in cui si è imbattuto e l'altro in quanto davvero unico nel suo genere. Era la notte fra il 19 ed il 20 dicembre del 1629 e all'interno della cattedrale di Amelia, già nel 1240 distrutta dalle truppe di Federico II, scoppiò un brutto incendio causato dal braciere lasciato acceso dall'organaro durante i lavori di manutenzione. Il Duomo in tale incidente perse il suo organo, fatto che fu alquanto grave, come viene lasciato intuire dal seguente verbale. Siamo restati privi di organo, onde non si possono fare le cappelle et altre funzioni con quel decoro che si conviene. La perdita di un organo comportava un arresto delle attività religiose ed anche uno sconvolgimento del normale ritmo civile. Ecco allora che per ovviare a tale mancanza i canonici presero in prestito un piccolo organo dal canonico Paolo Petrignani. L'anno successivo fu Monsignor Giulio Geraldini a concedere uno strumento positivo, ossia un piccolo organo portatile che era di sua proprietà ed infatti venne prelevato dalla sua residenza romana. Alcuni anni dopo Geraldini decise di vendere l'organo al capitolo della Chiesa per la somma totale di 160 scudi. A quel punto la cattedrale amerina trovò finalmente un po' di pace.
una riprova della vivace dialettica che vi fu fra gli ordini religiosi e l'arte musicale la possiamo rintracciare nell'organo della chiesa di San Magno ad Amelia, esemplare che fa parte dei cosiddetti strumenti monacali, pensati per essere suonati soltanto da religiose, molto spesso di clausura, come nel nostro caso. Ovvio che una tale destinazione rischiava di creare dei problemi e di porre dei limiti nel caso in cui a voler suonare l'organo fosse un musicista estraneo al monastero. Come fare allora a mantenere la sacralità dello strumento, lasciando però che gli intenditori potessero usufruire e godere di un manufatto tanto sopraffino? A tal proposito venne allora concertata una soluzione alquanto ingegnosa. Si pensò ad un'altra tastiera, oltre a quella posta in cantoria, che fosse situata in basso al piano della chiesa, ben nascosta in un armadio apribile e utilizzabile soltanto all'occorrenza. Organista e clavicembalista, direttore del Conservatorio di Terni e organista della Chiesa Anglicana Inglese della Cattedrale di Amelia. Questo strumento è stato costruito alla fine del Cinquecento. Nonostante ricerche d'archivio condotte anche presso il monastero di San Magno, che lo ospita, non siamo riusciti a capire chi l'abbia costruito e quindi l'autore è anonimo. Probabilmente lo strumento si trovava su un altro lato della chiesa e quando la chiesa stessa è stata restaurata verso la fine del Seicento, nel 1680, lo strumento è stato spostato con tutte le sue caratteristiche, così come lo vediamo oggi, nella posizione attuale. La particolarità principale, oltre ad avere un suono magnifico per una qualità di costruzione veramente eccellente, è quella di avere una seconda tastiera che doveva essere suonata in basso, a livello della chiesa, da un organista che non poteva entrare nella clausura. Questa tastiera la troviamo celata da un armadio, che è questo. Ed è collegata al somiere principale, che è in alto, da tiranti di ferro e bosso per quasi 4 metri. È una soluzione ingegnosa, molto particolare, unica, non conosciamo altri strumenti che abbiano adottato una soluzione del genere. Ci sono altri organi monacali, ma le tastiere sono in genere divise da una grata e le due tastiere sono sullo stesso piano. Questo è veramente un unicum che non ha riscontri altri in Europa, almeno a noi non risultano. Lo strumento è perfettamente suonabile, è stato restaurato, è suonabile sia dal piano della chiesa sia dal piano superiore dove si trova la tastiera principale. E un'ulteriore particolarità è che questi tiranti non tirano i tasti della tastiera superiore, ma nel somiere c'è un doppio scomparto con doppie valvole e quindi le due tastiere sono di fatto indipendenti. Con una trovata tanto fantasiosa, le due sfere, quella sacra e quella profana, sarebbero rimaste di fatto ben separate, strette però con lo spirito in un'unica melodia. Ecco allora che la musica degli organi sarà sì celestiale, ma le vicende che vi sono dietro sanno di vita terrena e popolare e rendono questi strumenti dei testimoni preziosi del loro tempo. Thank you.